È stato firmato il protocollo d'intesa per far sì che i detenuti del carcere di Padova tinteggino le aule dell'istituto Fermi. La comunità rende partecipe tutti, anche chi ha fatto degli errori. E il carcere di Padova è un esempio di integrazione e di opportunità che si danno ai carcerati di riscatto verso la comunità che poi li dovrà accogliere. E qui avremo due carcerati che sistemeranno, dipingeranno le scuole dell'Istituto Fermi, un bel esempio di integrazione, un bel esempio di riscatto, un bel esempio anche educativo per i giovani che poi andranno ad abitare queste aule. Ecco, mi sembra un bel momento per Padova, per la Padova che si prepara all'anno europeo del volontariato, ma che non è solo volontariato, ma è la Padova che si apre alle opportunità per tutti, anche per chi ha sbagliato e oggi può riscattarsi con piccoli gesti e può reintrodursi nella comunità civile. Una persona che si impegna in un progetto di pubblica utilità si sente parte della collettività, si sente vivo, partecipe e quindi questa è la cosa veramente spettacolare, no? Cioè non solo sconti la pena, ma dai anche un contributo per la collettività, è una forma di riscatto, no? Una forma di riscatto, anche se vogliamo una forma di riparazione nei confronti della collettività esterna. Il pensiero e anche la parte successiva che faremo di informazione e di presentazione del progetto è sicuramente un valore educativo e anche di cittadinanza, visto che quest'anno cittadinanza e Costituzione sono entrati a pieno titolo anche nel corso degli esami di Stato che stiamo trattando. Quale migliore esempio sulla loro vita concreta e sulla loro vita vissuta tutti i giorni all'interno del liceo? Speriamo che appunto tutto vada bene, come è andato bene l'anno scorso. È un lavoro che credo dà soddisfazione a loro, perché vedersi una bella stanza tutta ripulita e sapere che poi ci vanno dei ragazzi dentro è una bella cosa. Ed è credo una gran gioia anche per la preside, che si trova finalmente un po' di aule pulite, ecco, in ordine.